Quindi Padre Pio ha già tenuto a creare famiglie cristiane. Voi, io non lo so, ma ci scommette, quando sentite che una famiglia si sta sfasciando, ci dispiace, è zitto, ci dispiace. Non mettete una parola, perché si dice tra moglie e marito non mettere il dito, no, si devono aiutare questi sposi in crisi, dovete parlare, dovete dare un buon consiglio, perché poi sono lacrime, si soffre. Ecco allora la responsabilità come cristiani, questa è la nostra fede, come cristiani fare sì che crescono famiglie sante, famiglie religiose, nella speranza di avere tanti figli santi, come è stato Padre Pio, perché Padre Pio è stato santo, è cresciuto santo perché è stato vicino al focolare a dire il rosario, come una volta. Famiglie sante che devono creare figli buoni, generosi e rispettosi delle leggi di Dio e della società.